la sua opera di salvezza anche verso le proprie membra, di avervi ritrovati e accogliervi di nuovo. Buon soggiorno a Roma. Con l'animo preoccupato seguo quanto in questi giorni sta accadendo a Kiev. Assicuro la mia vicinanza al popolo ucraino e prego per le vittime delle violenze, per i loro familiari e per i feriti. Invito tutte le parti a cessare ogni azione violenta e a cercare la concordia e la pace nel paese. Ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.